Thank you all and, grazie a tutti e benvenuti alla Ara Pacis per la presentazione del progetto EUPOST Lab. Come anticipati, il progetto è stato guidato da CNC, la Fondazione Brodolini, come partner della ricerca, ma è stato possibile grazie alla forte rete di partner che riguardano le organizzazioni datoriali, sindacati, con rappresentanti da 8 paesi, e vorrei ringraziarli per il lavoro svolto. Il sindacato dei lavoratori del settore di Lobudovani del Polonia, l'organizzazione datoriale BCC della Bulgaria, l'ONG Latina della Romania, la CSU affiliata all'Università di Lisbona in Portogallo, Notus della Spagna e Socabau della Germania. Vorrei semplicemente sottolineare gli obiettivi chiavi del progetto, ovvero quello di supportare la cooperazione amministrativa e la condivisione di informazioni, soprattutto tra i fondi sociali paritari nel settore edile, ma anche tra gli organismi di applicazione e di enforcement come gli ispettorati in tutta Europa. Il focus particolare sui fondi sociali paritari era dovuto al fatto che c'era una condivisione delle informazioni, soprattutto tra CNC e Socabau, quindi volevamo avere questa esperienza come base per dare un ulteriore sviluppo a questo sforzo e magari dare suggerimenti per replicare o offrire dei spunti ad altri fondi sociali e ovviamente altri organismi di supervisione, di sorveglianza e di controllo. E qui arriviamo al secondo obiettivo del progetto, ovvero quello di ottenere delle conoscenze su come i dati amministrativi possono essere d'aiuto e può essere aiutata dalle ispezioni sul campo. Abbiamo fatto questo attraverso tre fasi di ricerca, una ricerca preliminare, ovvero quali database amministrativi erano a disposizione nei paesi interessati, coinvolti, e qual era la struttura salariale in ogni paese, ovvero quali sono gli elementi obbligatori del salario. E ci siamo concentrati solo su alcuni particolarmente importanti, come vedrete poi successivamente, e poi quanto, in che misura tutto questo viene applicato, quali gap esistono, in che misura sono applicati i salari minimi ai lavoratori, sia nazionali o stranieri. E poi abbiamo fatto quindi un sondaggio web che è stato un sondaggio sul campo, perché in alcuni casi abbiamo dovuto parlare proprio con i lavoratori per ottenere le informazioni, quindi abbiamo dovuto telefonarli, quindi abbiamo dovuto quindi fare una digressione dalla metodologia prevista. E poi abbiamo cercato di ottenere ulteriori approfondimenti sulle condizioni di lavoro dei lavori distaccati e come vengono utilizzati i database amministrativi per ovviamente far applicare le condizioni di lavoro per i lavoratori nazionali e i lavoratori distaccati, e inoltre e nella misura con cui appunto i dati vengono effettivamente condivisi a livello nazionale. Perché abbiamo fatto questo? Ci saranno altri interventi che si concentreranno proprio sulle direttive sul distacco dei lavoratori. Vorrei parlarvi soprattutto di due aspetti chiave, perché quando un lavoratore viene distaccato nell'ambito, ovviamente io mi atterrò alle regole generali, ma esistono delle eccezioni e delle modifiche, ma in genere il lavoratore deve rimanere con l'organismo della previdenza sociale del paese inviato, dove lavora normalmente e dove la ditta lavora, dove ovviamente svolge le sue attività normalmente. Quando distaccato all'estero, il lavoratore rimane con l'organismo previdenziale del suo paese di origine, ma vengono applicate una serie di provvedimenti che riguarda appunto alcuni aspetti, ovvero il salario minimo. Questa è stata appena modificata dalla nuova direttiva, che non è stata ancora applicata a livello nazionale perché
è entrata in vigore solo 2 mesi fa all'incirca, ma in teoria ci sono alcuni aspetti che possono essere legati al paese inviato, mentre ovviamente i salari devono essere elevati al salario minimo applicato nel paese ospitante, e tenendo conto anche di alcuni aspetti considerati essenziali nel paese ospitante, ovvero le ferie pagate. E inoltre abbiamo fatto molte ricerche sulle società fittizie, ovvero costituite formalmente in un paese, per poter distaccare lavoratori all'estero, e quindi evitando di pagare i salari minimi, evitando quindi i contributi. Perché questo avviene? Perché non è così facile monitorare questa situazione, perché questo richiede una cooperazione transnazionale efficace tra i paesi, le autorità del paese inviante e quello ricevente. Quindi, a meno, ovviamente, non appena viene rilevata una società fittizia, spesso ovviamente la società chiude i battenti e sparisce. Quindi è per questo che ci sono vari elementi stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea che dovrebbero essere di aiuto e servire come linea guida per gli organismi di supervisione e sorveglianza per individuare queste società fittizie. Quali sono invece le aziende che effettuano dei lavori, quindi non sono formalmente costituite un'azienda ma effettivamente operano in quel paese, e quindi possono distaccare i lavoratori in modo legittimo. E ho individuato alcuni elementi, fatturato, il numero dei contratti, i contratti conclusi con clienti o lavoratori. E questi sono tutti elementi che abbiamo cercato di tener conto, quindi abbiamo cercato di verificare quali database amministrative hanno informazioni utili per individuare queste società fittizie, il pagamento dei contributi, numero di uffici, dove sono ubicati, da quanto è stata costituita questa azienda in quel particolare paese. L'altro aspetto chiave è quello di assicurare il regolare pagamento dei salari, soprattutto quando il lavoratore proviene da un paese che ha dei salari minimi. Questo non vale solo per l'Europa centrale e orientale, ma anche si applica anche nei casi di lavoratori che vengono dal sud dell'Unione Europea e vanno al nord. Quindi i salari devono essere elevati e proporzionali ai salari minimi del paese ospitante. Quindi poi ci siamo concentrati sullo status lavorativo, perché se il lavoratore non è assunto come dipendente ma come libero professionista, ovviamente le regole non sono più le regole non si applicano. Quindi questo però è un falso lavoratore autonomo, quindi dobbiamo stare attenti. Poi abbiamo cercato di individuare i database che hanno questo tipo di informazione, soprattutto per quanto riguarda i salari pagati, perché se per quanto riguarda i salari possono essere versati presso il conto corrente, ma forse in alcuni paesi non sono effettivamente quali salari vengono versati al lavoratore, se sono in linea con il salario minimo vigente in quel paese. E poi ci sono altri aspetti non legati al salario che però hanno un impatto sul salario. Uno riguardo l'orario lavorativo, ci sono casi di un finto part-time, 20 ore di pagamento, ma effettivamente lavora il sabato e domenico, lavora 40 ore alla settimana, o un lavoratore viene classificato con una qualifica più bassa, quindi formalmente tutto a posto, ma effettivamente sta svolgendo un ruolo, una mansione specializzata, e dovrebbe ricevere quindi uno stipendio maggiore di quello che effettivamente sta ricevendo. Quindi per fare questo abbiamo avviato un sondaggio che ha riguardato oltre 200 costruttori, lavoratori nel settore edile. Non c'era un buon equilibrio in termini generi, il 96% è costituito dagli uomini, perché in questo settore ci sono poche lavoratrici donne. Il sondaggio è andato dall'ottobre 2017 a gennaio 2018.
Abbiamo una buona distribuzione a livello di età, l'età media era di 42 e una buona distribuzione, la maggior parte dei lavoratori sono di età compresa fra i 35 e i 50. Naturalmente non volevamo coprire tutta l'Europa. Volevamo ovviamente volevamo avere un quadro completo dei paesi, ma volevamo semplicemente cogliere gli aspetti più interessanti, più salienti. E quindi ci sono bias perché il paese ospitante più grande è la Germania, il 57%, quindi il 57% dei lavoratori che abbiamo intervistato erano distaccati in Germania. Per quanto riguarda i paesi inviante, con il 32%, anche se il quadro è più equilibrato, ovviamente cioè, erano provenienti dalla Bulgaria. Qui abbiamo un quadro dei flussi dei lavori staccati. Come vedete, la Germania è uno dei paesi ospitanti e molti dei paesi inviati sono quelli provenienti dall'Europa orientale. Abbiamo due modalità. Allora, abbiamo tendenze legate alla prossimità dei lavori e di altri, invece abbiamo lavoratori che vanno da paesi dove i salari sono più bassi rispetto e che si recano in paesi dove i salari sono maggiori, e questo è dovuto anche alla disparità in termini salariali ma anche alle competenze. Per quanto riguarda la durata del distacco, sappiamo dai dati amministrativi, in genere la durata è meno di 6 mesi, ma nel nostro sondaggio c'era una significativa proporzione di lavoratori che erano stati distaccati per per 24 mesi, e abbiamo scelto questo cut-off perché dopo 24 mesi i lavoratori si devono registrare presso l'ente previdenziale del paese ospitante, quindi almeno ci dovrebbero essere le stesse condizioni in termini previdenziali, anche se ci possono essere delle eccezioni. Quindi questo significa che siamo riusciti a contattare dei lavoratori che sono stati staccati per un lungo periodo, perché forse è più facile contattarli rispetto ai lavoratori che sono distaccati per un periodo più breve. Quindi vi ho parlato di casi di non compliance che riguardano dipendenti e non dipendenti, quindi può essere un dipendente, e in questo caso dovrebbe essere, comunque c'è un'area, ci sono molte aree, molti fattori che possono ostacolare tutto, ovvero la non compliance, ovvero il datore di lavoro distacca il lavoratore all'estero, ma il suo salario è lo stesso, e questa è una violazione di legge. Ma non è tanto comune nell'ambito del nostro sondaggio, perché come potete vedere a sinistra, pagato meno del salario minimo nel paese ospitante. Questo ha riguardato solo il 12% del nostro campione. L'altro caso che ho menzionato era quello di avere una qualifica più bassa rispetto alle mansioni effettivamente effettuate. Anche qui questo è un aspetto, non era una cosa molto comune. Quella più comune è lavorare oltre le massime ore lavorative. Comunque in genere l'orario lavorativo è massimo di 48 ore, con alcune eccezioni quello della Spagna. Quindi questi lavoratori in alcuni casi lavoravano oltre 48 ore. Cioè, comunque la cosa più allarmante invece è quello delle ferie non retribuite nel settore edile, a causa anche della temporaneità del lavoro. Magari il cantiere dura meno di un anno. In molti paesi ci sono dei fondi settoriali, come in Italia, in Germania, che compensano per la perdita di queste ferie non retribuite, ma comunque in tutti i paesi i lavoratori hanno diritto alle ferie retribuite, ma questo
non riguarda tanto i lavori distaccati, perché sembra quanto, almeno da quanto emerge dal nostro sondaggio, quindi è qualcosa su cui dobbiamo concentrarci. Abbiamo effettuato anche un'analisi inferenziale, non vorrei approfondire molto questo aspetto, ma le differenze sono molto, non sono molto significative in termini di età, quindi ovviamente i lavoratori giovani sono, hanno maggiore probabilità di segnalare eventuali violazioni, mentre non c'erano molte differenze in termini di livello di istruzione e durata del distacco. Ovviamente qui non dobbiamo prendere col pinza, perché non avevamo un campione rappresentativo, era semplicemente un esercizio per contattare le aziende e i lavoratori che siamo riusciti a contattare in Francia. Avevamo contattato dei lavoratori che erano in contatto con i sindacati, perché avevamo dei problemi con i loro datori di lavoro. In altri paesi invece siamo riusciti a passare attraverso i datori di lavoro che distaccano i lavoratori, quindi il quadro è un pochino viziato da questi aspetti. Mi avvio alle conclusioni del sondaggio. Abbiamo un range dal 10 al 35% che hanno riferito le violazioni, il valore più elevato e l'indennità di vacanza, e quello di livello inferiore è la classificazione o con la qualifica. Nel complesso, comunque, considerando tutte le violazioni, abbiamo un 41% dei lavoratori intervistati che non hanno riferito alcuna violazione, il che per loro è alquanto che nel 40%, quindi possiamo dire che le regole in caso di distacco sono rispettate. E la percentuale di lavoratori che non conoscono gli standard è circa, del paese ricevente, è circa il 58%, e 42% della coloro che hanno risposto ha riferito violazioni soltanto in un campo, o una qualifica inferiore, oppure non dichiarato il numero totale di ore lavorate. Un altro problema chiave, abbiamo visto che ho citato il fatto che la percentuale dei lavoratori che per cui non veniva rispettato il numero di ore di lavoro standard, abbiamo confrontato le risposte con gli standard di orario di lavoro nei paesi riceventi. La maggior parte non è riuscita a dare, circa il 60% è riuscita a dare la risposta adeguata, quindi c'è un problema di adeguata informazione circa i propri diritti da dare ai lavoratori. Come anticipato, siamo andato oltre per capire come le banche dati possono darci una mano ad affrontare queste lacune. Innanzitutto, come ho detto, abbiamo sentito quale poteva essere il valore del salario minimo, soprattutto se non vengono rispettate le leggi, se i lavoratori continuano a ricevere il salario previsto nel paese di invio anche quando distaccati all'estero. Il valore minimo a volte è una simulazione, quindi non è così preciso, perché avevamo i salari orari, quindi li abbiamo poi calcolati su base mensile, e quindi il distacco maggiore Bulgaria 261 e Belgio, i lavoratori impiegati in Belgio per quello che riguarda il salario minimo guadagnano 9 volte di più di un lavoratore bulgaro. Ovviamente questi sono spinti da differenze anche negli standard di vita nei vari paesi, ma sono minori. Se facciamo un confronto fra la linea di povertà, che per l'Unione Europea è fissata al 60% del salario mediano, quindi la classifica di un paese partendo da chi guadagna meno fino a chi guadagna di più, e si ha il salario mediano il 50%, quindi il 60% è di quello, quindi si è nella parte sinistra,
nella parte di coloro che guadagnano meno. Se si fa un confronto fra questi valori, sia il rapporto fra quelli più elevati e quelli più bassi è soltanto di 4-1, quindi lo prendiamo anche come driver per i salari. Le differenze potrebbero essere di gran lunga inferiori, ci può essere maggiore spazio di convergenza in tutta l'Europa. On the top of minimum wage. E in cima avete una serie di altri elementi obbligatori che costituiscono il salario, che non sono applicabili in tutti i paesi. Ovviamente non abbiamo incluso tutti gli elementi salariali che sono, per esempio, indennità per il lavoro notturno, per lavori pericolosi. Ci siamo attenuti, che ne so, alle 14 mensilità e così via. Quindi sulla base di questo l'indennità di maltempo, per esempio, il fatto che rende possibile lavorare su un cantiere, l'indennità di ferie è presente in tutti i paesi. Ci sono alcune differenze perché in alcuni casi è il datore di lavoro che deve dare una montare pro rata dai lavoratori, vi è dato in alcuni casi dai fondi settoriali. Il 15° è applicabile con i livelli salariali più elevati, che sono il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e poi la Spagna, e anche in Portogallo, che invece si è classificata tra i paesi con i livelli salariali più bassi, e l'indennità di maltempo si applica soltanto nell'Europa centrale, Germania, Belgio e Francia, Italia, e per esempio anche nel caso dell'Italia non è applicabile ai lavoratori distaccati, perché è una questione di previdenza sociale, è competenza dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, vale a dire l'INPS. Se andiamo a guardare in alto nella classifica di quelli che sono i salari minimi, ci sono considerevoli differenze. Ci sono ulteriori differenze che insorgono dalle differenze per quello che riguarda i tassi di contributi previdenziali, i tassi fiscali, che sono diversi e che in genere rimane come applicata quella del paese inviante. Abbiamo condotto delle interviste qualitative, abbiamo affrontato alcune delle lacune che sono venute fuori dal sondaggio, dalla ricerca preliminare, che riguardano nello specifico i lavoratori, ma abbiamo delle gap che sono venute fuori anche da interviste relative alla non compliance, alle frodi, per quello che riguarda le clausole, le condizioni del contratto di lavoro. Siamo andati oltre il caso dei lavoratori comandati, perché se la frode è realizzata in un paese ed è specifica per un paese, quando un lavoratore viene distaccato da un paese all'altro, gli ispettori dell'altro paese dovrebbero sapere quali sono le frodi che ricorrono in quel paese, per esempio. E abbiamo molti italiani qui. Un caso molto importante per l'Italia è il falso lavoro autonomo, per cui se un italiano lavoratore autonomo va a lavorare all'estero, in Belgio per esempio, in Germania, e un ispettore lo trova ad eseguire le stesse mansioni di un lavoratore, può legittimamente chiedere se si tratta di lavoro autonomo vero e proprio o falso, perché si dovrebbe sapere che questo in Italia è un problema, e questo vale anche per altri tipi di frodi. Questa è tutta la mappa, non scenderò nella specificità dei paesi perché sono contenute nel rapporto. Ancora una volta abbiamo riscontrato l'esistenza di falso lavoro autonomo, alquanto comuni sono i contratti part time falsi, quindi dichiarare un numero di ore lavorate inferiore rispetto a quello effettivamente lavorato, e in casi simili, per esempio, la busta paga è compilata in maniera adeguata, ma su 25 giorni si dice che il lavoratore
è assente per 12 anni, per 12 giorni, per cui il salario risulta inferiore, anche se apparentemente la busta paga è stata compilata in maniera corretta per quello che noi chiamiamo lavoro nero in Italia. Per un lavoratore che lavora in nero come lavoratore distaccato, ci sono dei documenti che l'istituto previdenziale deve rilasciare. In quel caso è impossibile che l'istituto previdenziale certifichi che il lavoratore lavora in Italia o no, nel paese inviante, perché il lavoratore non risulta assolutamente registrato. Potrebbe verificarsi che venga prodotto una documentazione falsa, per esempio restituire, o un'altra frode è restituire la parte del salario. La busta paga è scritta in maniera adeguata, perché magari non ci sono molte assenze, la busta paga è redatta in maniera adeguata in base a quello che è l'orario pieno, ma parte del salario viene restituito dal lavoratore al datore di lavoro. E ovviamente questo è molto difficile da rintracciare, a meno che non si abbia accesso ai conti correnti bancari, però qui ci sono gli aspetti di privacy, quindi la soluzione non è facile. Quali sono le banche dati ci possono aiutare a evitare questo tipo di frodi? Vengono descritti nel rapporto preliminare. Siamo riusciti a ovviamente non a coprire tutto in maniera globale, non abbiamo l'ambizione di coprire tutte le banche dati, ma abbiamo una visione abbastanza globale di dati che riguardano le aziende e i lavoratori. Abbiamo delle iscrizioni in rapporto, quali tipi di dati possono essere trovati e in quale misura sono accessibili agli utenti che non sono gli lavoratori stessi dell'organizzazione. Pervenendo alle conclusioni, cominciando ad affrontare le conclusioni, abbiamo cercato di capire come i dati amministrativi vengono utilizzati o come sono stati utilizzati finora per cercare di individuare le frodi. Abbiamo individuato alcuni punti di forza e alcuni punti deboli. Fra i punti di forza, probabilmente gli esempi più interessanti provengono dal Belgio. C'è un controllo incrociato sistematico delle fonti amministrative, anche se non è così lineare. Comunque cercano di utilizzare l'intelligenza artificiale per scoprire le frodi. Utilizziamo l'intelligenza artificiale con Google per farci dare suggerimenti, la pubblicità per far arrivare gli annunci pubblicitari o per farci dare indicazioni stradali, ma può essere utilizzato anche per individuare le frodi, e in Belgio stanno cercando di seguire questo approccio. Un altro aspetto molto interessante è l'interazione proattiva fra i dati amministrativi e i rapporti ispettivi. Questo tipo di attività richiedono però un'interazione concreta fra i risultati delle ispezioni. In Belgio e in Portogallo questo si verifica, per cui in un certo senso il file con le informazioni ispettori può aiutare, viene inserito nella banca dati, aiuta a individuare dove ci sono le frodi e per capire se sono stati immessi i dati sbagliati. Abbiamo avuto un esempio dell'ispettore italiano, l'ispettorato italiano. Può succedere che una società venga costituita in Italia, ma tutti i suoi prodotti o tutte le fatture sono indirizzate ad un'azienda estera, tedesca, di un altro paese. Quindi questo potrebbe essere un'azienda semplicemente scatola vuota, e l'ispettorato deve andare a indagare, oppure queste azienda produce dei macchinari che poi vengono installati all'estero, in quel caso per cui i prodotti vengono esportati, l'azienda deve fatturare all'estero. Quindi è molto importante essere accorti dell'utilizzo dei dati amministrativi. Un'altra esperienza sono misure di responsabilità in solido che sono rilevanti nel caso spagnolo.
le aziende non devono pagare i salari o i contributi che sono stati elusi dal subcontractor. Quindi l'obiettivo è quello di verificare cosa fanno i contractor, i subcontractor, quali sono i salari che pagano, quali sono i contratti di lavoro che vengono applicati ai loro lavoratori e così via. Other aspects, a key aspect is the transparency. Un altro aspetto è la trasparenza dei dati relativi alle aziende. I registri delle società sono sempre più disponibili ed è interessante, come riferito dal partner belga, perché le aziende sono responsabili nei confronti di coloro, per esempio i ricercatori, che vogliono avere un'immagine di quello che succede in un determinato settore, quindi sono molto più attenti in quello che fanno. Ed infine la questione della cooperazione transnazionale, qui abbiamo una buona pratica della cooperazione fra la CNCE e la Socabau, che è avviata nel nostro progetto, che abbiamo cercato di ulteriormente favorire sviluppando la banca dati, e c'è un incontro incrociato fra i banche dati sul lavoro relativi ai contratti di lavoro e quelli della previdenza sociale, oppure delle banche sulla transazione, sulla previdenza sociale, banche dati sui registri delle imprese, i registri che riguardano i lavoratori. In Belgio abbiamo visto che questo funziona abbastanza bene, in altri paesi non è poi così comune e alquanto lento, e la possibilità di effettuare rapidamente questi controlli è fondamentale, perché molte aziende, soprattutto le scatole vuote, giocano sul tempo, costituiscono un'azienda e poi la chiudono immediatamente. Quando gli ispettori scoprono la frode, scoprono che l'azienda è già stata chiusa. E i dati amministrativi possono anche aiutare a individuare le false dichiarazioni, e arriviamo qui all'altro caso. In molti casi di cooperazione transnazionale i controlli che si dovrebbero verificare essere realizzati dagli istituti di previdenza sociale, non per autorizzare ma a dichiarare che il distacco è legale, i controlli che dovrebbero riguardare e monitorare il fatto che l'azienda sta portando avanti attività in quello stato membro e fin nel tanto che i lavoratori sono registrati, bisogna stare molto attenti che l'azienda non sia una società fittizia. E poi altri problemi riguardano l'arrivo o l'aggiornamento delle banche dati, per esempio. Se la società è stata costituita una settimana fa, magari ho bisogno dei dati immediatamente, ma la banca dati non è stata aggiornata, quindi le banche dati, se non aggiornate costantemente, non vi possono fornire informazioni necessarie, e questo ovviamente consente di trovare delle scorciatoie, delle scappatoie. Abbiamo cercato di capire in maniera abbastanza semplice, ci servono dei banche dati sofisticate, basta a volte l'esperienza, sulla base dell'esperienza degli ispettori e in base a quanto riscontrato dai cercatori, ci possono essere dei marker, dei segni distintivi della frode. Io non ti dicono che necessariamente c'è una frode, un imbroglio, ma possono suggerire agli ispettori che su quel caso specifico, su quell'azienda, bisogna fare dei controlli ancora più accurati. Per esempio, nel caso di una società fittizia, la data di assunzione del lavoratore distaccato è molto vicino alla richiesta di rilascio del certificato che deve dimostrare che l'azienda è stata costituita lì e che il lavoratore lavora lì. Per cui quello che riguarda il lavoratore assunto il giorno prima che viene fatta la richiesta del rilascio del modulo A1, questo dovrebbe suscitare sospetto. Costituire una società il giorno dopo con un contratto con un'azienda cliente che lavora all'estero, anche questo potrebbe indicare la presenza di una frode, per esempio nel caso del pagamento dei salari.
altri tipi di input che possono dati alle banche dati amministrative su cercare di individuare quelle aziende che potrebbero applicare dei livelli salariali più bassi rispetto a quelli previsti e cercare di individuare le aziende che hanno tantissimi lavoratori part time, forse hanno concluso un accordo che i lavoratori possono lavorare meno, magari si paga di più, ma forse non è così. Questo è un possibile indicatore di contratti part time falsi, oppure se ci sono, c'è un'elevata percentuale di benefit non sottoposti a tassazione per ogni lavoratore, per esempio indennità per affitto, indennità di altro tipo che non sono sottoposti a tassazione per esempio in altri paesi. E poi un altro possibile elemento indicatore, we're running out, siamo molto in ritardo, cosa si può fare per migliorare le banche dati amministrative e la possibilità di rintracciare le frodi? Tre cose fondamentali che possono essere ulteriormente sviluppate in rapporto a fine di facile accesso alle informazioni per relativamente ai datori di lavoro e ai lavoratori, migliorare le banche dati amministrative e collegarle quanto più possibile e poi sostenere la cooperazione amministrativa transnazionale, perché abbiamo visto che molti ostacoli ancora si frappongono, quindi attività che possono portare alla creazione di fiducia reciproca, formazione, addestramento. E chiudo qui e mi scuso per essere stato troppo lungo.